Caro Antonio Martone, cara Sonia Lantella, siamo... Caro Antonio Martone, cara Sonia Lantella, eccoci qua, buongiorno, buonasera, salve, arrivederci, ciao a tutti quanti, anche agli ospiti in studio. La partita Benevento Regina sta per iniziare, ma oggi abbiamo creato un diversivo, un quiz sul Benevento Calcio, sulla storia del Benevento Calcio. Vi presento la sigla e vado a chiamare il presentatore di questo quiz. Vai! Caro Antonio Martone, cara Sonia Lantella, siamo pronti con il quiz giallorosso e andremo a fare alcune domande ai tifosi beneventani qui allo stadio. Andiamo. Mi presento naturalmente, sono Gianrico, buongiorno, buonasera, salve, arrivederci, ciao. Caro Martone, cara Lantella, siamo pronti per la prima domanda del quiz giallo-rosso. Allora, vi spiego come funziona. Innanzitutto, lui è il pulsante. Quindi, cosa succede? Che nel momento in cui uno di voi due sa la risposta esatta, deve schiacciare. Ma proprio così, pluffot. Bene, siamo pronti? Il pulsante ha da dire qualcosa? No, non c'è da dire niente. Bene, allora siamo pronti. La prima domanda, attenzione, concentrati. Chi ha segnato la bellezza di 67 gol a Benevento? Stai calmo, devo dare le tre opzioni. Stai calmo. Allora, tu sei pronto? Le tre opzioni. Opzione A, Antonio Martone. Opzione B, Giampiero Clemente. Opzione C, Mohamed Ali. Prima lui già lo sapevo. Clemente, risposta, dice lui, vediamo. Esatto. Applauso, fate l'applauso. Con quale squadra è gemellata la tifoseria del Benevento? E non ho dato le tre opzioni! Il Savoia! Il Savoia! È giusto! In che anno è stata fondata la squadra del Benevento? Un attimo che passa, c'è un'invasione di TV! Ma questo passa tutto! No! Allora, in che anno è stata fondata la squadra del Benevento? Nel 696! No, è bugia, sto scherzando. Nel 1929, stai calmo, aspetta. Nel 47 dopo Cristo. O nel 2001 di Siena nello spazio. 1929. Il vincitore è il nostro Antonio. Applauso ad Antonio. Caro Martone, cara Lantella, siamo qui con un altro partecipante del quiz giallo-rosso, il nostro Giancarlo. Allora Giancarlo, adesso ti faccio una domanda. Metti bene le cuffie. Allora, Giancarlo, senti? Sì. Non funzionano le cuffie. Allora. Senti i suggerimenti? No. Allora, andiamo con la prima domanda. Non ci abbiamo lo sfidante, ma ci abbiamo il pulsante. Tu, se sai la risposta, tocchi qua forte. Va bene? E il pulsante è questo. Vai con la domanda. Qual è stato il primo stadio dove ha giocato il Benevento? A, Bernabeu. B, Katmandu. C, Meo Martini. Ti devi prenotare. Quale? Martini. Meo Martini, hai vinto, bravo, complimenti. Il premio sai qual è? Questo è il premio che ha vinto il signor Giancarlo, vai. Caro Martone, cara Lantella, interrompiamo per un attimo il quiz giallo-rosso perché il Benevento ha segnato e ha segnato D'Agostino. Vi mostriamo la curva, vai! Allala. Aleo! Qual è il soprannome di Umberto Eusepi? Le tre opzioni: Re Umberto, Emanuele Filiberto, Lupo Alberto. Allora, se rispondi esattamente, vinci il premio. Re Umberto I. No, qui non c'è Re Umberto I, c'è Re Umberto, Emanuele Filiberto, Lupo Alberto.
Lupo, ma perché hai risposto male, che era semplice? Perché mi piace Lupo Alberto. Perché gli piaceva? Bene, lui, caro Martone, caro Lantella, ha sbagliato apposta per non ricevere il premio. Ma siccome ha barato, vince lo stesso il premio. Vieni qua, mettiti qua, porgi la guancia, vai col bacetto. Ma guarda come li bacia bene. Grazie, signor Andrea. Grazie mille Andrea. È stato tutto mio, ciao. Madonna, maledetta. Ce l'abbiamo fatta. Eccoci qui, caro Martone, caro Landella, con un altro partecipante del quiz giallo-rosso, il nostro Franco. Franco, prendi le cuffie, ti devo fare la domanda. Aspetta che se... ah vai, metti le cuffie, intanto si sta ubriacando a ciuccio, guardate, sta bevendo la birra. Bravo, bravo, metti bene la cuffia, a posto. Allora, Gerardo, uno di muovere se pulsando mano, appena sei la risposta, schiacci lì sopra, pure qua, fai così, va bene? Vai. La domanda è, chi ha il record di presenze con la maglia giallorossa? A, Stefano Mastroianni, B, Roberto Benigni, C, Tiger Woods. Hai 30 secondi di tempo, Mastroianni. E ti devi prenotare. Ah. Vai. Mastroianni, hai vinto il premio. Sei bravo, vai col premio. Porgi la guancia, vai. Madonna, che. E come ti sta piacendo oggi, birichino? Bene, siamo con una grandissima tifosa del Benevento, la nostra Antonella. Ciao Antonella, vuole esprimere un pensiero e un messaggio. Vai Antonella. Cari tifosi, quest'anno vinceremo il campionato con un punto in più. Con un punto in più? Con un punto in più, forza Benevento. Ne sei sicura? Sì. Alla grande, che grande super tifosa. Antonella, dammi un bacetto. Gioco per partecipare io. Gioca per partecipare, appunto, partecipi e cerca di vincere. Allora, chi è stato il primo presidente del Benevento Calcio? Ringo Starr, Francesco Minocchia o Gigi D'Alessio? Ma la domanda è difficile perché... ripeto le opzioni. Ringo Starr, Francesco Minocchia o Gigi D'Alessio? Anche io sarei puntato su Gigi D'Alessio, però Feto. Lo so, però penso più Minocchia. Minocchia? Penso. È la tua risposta definitiva? Sì, l'accendo. Accendi? E dammi il accendi. No, non ce l'ho, l'accendi? Ho segnato! Segnato! Mentre facevamo la domanda, ha segnato! È 3-0 del Benevento! Chi ha segnato? Mi ero concentrato sulla domanda, ha segnato Mazzeo. Allora, Minocchia era la tua risposta definitiva? Sì. L'accendiamo? Sì, lo accendiamo. L'accendiamo, è risposta esatta, caro Gerardo, dai il bacetto della vittoria, questo era il premio, vai. Bravo. Saluto Martone Lantella. Sì, Lantella e soprattutto Martone, perché è un amico da una vita. È una vita, grazie per aver partecipato al quiz giallorosso. Caro Antonio Martone, cara Sonia Lantella, facciamo un'altra domanda al... scusi, non ti conosco, mi hanno detto vai vicino a quello. Chi sei, scusi? Boh, non lo so. Il nome e cognome, giusto? Gennaro Scognamiglio. Non mi sembra nuovo sto nome, però vabbè, dai. Allora, ti faccio una domanda, tu mi devi rispondere correttamente, okay. Va bene? Vediamo, facciamo questo. Con quale numero sulla maglia giocava il grande Nicola D'Ottavio? 696. Numero 1, 696, 696. Cancelletto, 31 cancelletto, 9. Cancelletto, 31 cancelletto. Il signor Gennaro Scognamiglio è un grande, ha vinto, un bacio. Caro Martone, cara Lantella, è appena terminata la partita, 4-0 per... 4-0 per il Benevento, un sacco di gol, forse non si capisce più niente. Che bello, una giornata bellissima, stupenda, meravigliosa. Adesso noi vi salutiamo, ciao Martone, ciao Lantella, ciao gli ospiti di studio, e niente, ci vediamo alla prossima partita, mi raccomando, con il quizzo giallo-rosso. Mandiamo la sigla del quizzo, ciao a tutti, vai.